Ciao ragazzi, bentrovati anche oggi nel mio canale Ceramicanto. Anche oggi andremo a realizzare un oggettino dall'esecuzione molto facile. Sapete, il mio tutorial lancia delle idee in argilla e oggi appunto andremo a lanciare un'altra idea che riguarda un po' il periodo. Quindi realizzeremo un oggettino, ve lo faccio vedere subito in anteprima, un oggettino che riguarda San Valentino, no? Ma siccome questo tutorial è indirizzato anche alle scuole è un'ottima idea anche per quanto riguarda la festa della mamma, che sapete le insegnanti seguono il mio canale e in anticipo fanno fare gli oggettini ai propri alunni per poi ritrovarsi l'oggettino da regalare appunto nelle varie occasioni. In questo caso sono due bei cuoricioni dove vengono appunto incisi dei altri cuoricini su ogni cuore, poi vi faccio vedere l'esecuzione, e poi può fare tranquillamente da un cestino porta caramelle, porta bonbon, insomma quello che volete voi. E i cuoricini che andremo a togliere sui due cuori che abbiamo unito e poi vedete formano un quadrifoglio. Diciamo anche di buon auspicio come regalino è molto gradevole e fa anche da portafortuna. Quindi, come dicevo, possiamo appendere i nostri cuoricini al finale del nostro lavoretto. Ecco, questo è quello che andremo a fare oggi. Mi sembra molto, molto grazioso. E quindi vi faccio vedere, inquadrando subito il piano lavoro, come facciamo a realizzarlo. Allora, innanzitutto il mio tutorial appunto lancia l'idea in argilla e parecchie scuole seguono questo tutorial e quindi le insegnanti devono portare i propri alunni a realizzare appunto gli oggettini, no? Quindi una sorta di progettualità ci vuole prima di andarlo a realizzare, qualsiasi oggetto esso sia. Per cui che abbiamo per fare questo che vi ho appena fatto vedere, ogni bambino, ragazzo, insomma, che ha a disposizione un foglio A4, questo è un classico foglio A4, vedete? Anzi, ve lo prendo. Vi faccio vedere il foglio classico normale. Allora, prende il foglio A4, lo piega in uno e due. Foglio A4 ce l'abbiamo tutti, specialmente a scuola non ci mancano, quindi sapete che vi faccio utilizzare sempre attrezzature, materiale molto molto reperibile sia a casa, quindi ciò non toglie che anche a casa potete farlo tranquillamente. Quindi si parte da questa base, poi si prende una bella penna. Questa base perché? Perché i due cuori praticamente usciranno, quelli che poi andremo a far realizzare, stavo mettendo al contrario, ecco, praticamente questo è il cuoricione che poi diventano due perché i fogli sono stati ripiegati e lo andremo a fare da questa parte. Adesso prendiamo una penna, ma tanto è semplice, avete già capito, no? Lo fate a mano libera, ecco qua. Adesso non è uguale, ovviamente questo è stato fatto a mano. Se io lo vado a ritagliare, come in questo caso, mi ritrovo esattamente due cuori uguali e quelli che oggi ci andiamo, appunto, ci servono come base perché dobbiamo andare a realizzare due cuori per poter poi realizzare il nostro oggettino. Poi questi due cuori dovete trasferirli in un cartoncino, così avrete una base più rigida, perché quando poi andrete a fare il contorno, come vi farò vedere fra un po' sull'argilla,
Se non avete la mano abbastanza sicura e ferma, il foglio non vi dà appunto stabilità. E chi invece si sente sicuro può usare direttamente questo, come farò io adesso in questo caso. E poi invece vi consiglio anche di fare un piccolo cuoricino, che è quello che andremo a togliere nelle due parti del cuore, perché avete visto che poi li abbiamo appesi al lavoretto stesso. Allora, realizzate questi due cuori, poi io ho sempre l'abitudine di far realizzare anche ai ragazzi anche una sorta appunto di lavoro finito, così progettuale, e quindi è stato realizzato con la carta stessa. Quindi finito il lavoro, poi metterete come avete visto, io ho messo, ancora deve essere cotto l'oggettino, quello che vi ho fatto vedere poco fa, però solo per farvi vedere poi una volta cotto come potete abbellirlo. Mettete un fiocchetto che a voi più vi piace, quello rosso era indicato e questo avevo in laboratorio, e poi dei fiocchettini di lato, un buchino qui dove appenderete appunto i cuoricini che andrete a togliere. Ecco, quindi la progettualità, le varie fasi del progetto fino ad ottenere il prodotto, l'oggetto finito. Come dicevo, l'ho appeso questo perché? Perché solo per farvelo vedere. Ovviamente questo oggetto deve subire un'essiccazione, poi ognuno di voi deciderà se colorarlo o lasciarlo così allo stato naturale. Questo per esempio è stato fatto in terra rossa, se lasciarlo così. Oppure fare un ingobbio, vi andate a vedere i vari video per ultimarlo, magari con la colorazione per chi ha la capacità di fare questo. Per i ragazzi a scuola che magari non usano colori ceramici, possono lasciarlo tranquillamente al naturale, ma solo dopo la cottura ovviamente potrà abbellirlo in questo modo. E quindi mettiamo tutto da parte e liberiamo il piano lavoro. E cominciamo. L'esecuzione, sapete, è sempre molto molto semplice. I due cuoricini ce li teniamo. E il cuoricino, mi raccomando, piccolo, perché insomma di cartoncino, quello vi consiglio proprio, a meno che lo vogliate fare a mano libera. Adesso ci prendiamo l'argilla e andiamo a fare l'esecuzione appunto del nostro lavoro. Ok, adesso prendo un bel pezzo il solito mattarello ben pulito, perché altrimenti lascia le impronte, se è sporco, sull'argilla che andiamo a rullare. E niente, dobbiamo rullarci la nostra argilla finché ospiti i due cuoricini che poi andremo ad unire. Quindi è molto semplice. Le varie fasi le avete viste che vi portano all'oggetto finale. Allora, se vedete, chi mi segue, ogni volta che stendiamo l'argilla, per avere una lastra perfetta dovete rullare un paio di volte, sempre con la stessa imprimitura, e girare in continuazione. Poi le mani vi aiutano a capire dove è più alto e dove è più basso. Quindi io in questo caso sto sentendo l'occhio, intendo dire il bordo, e non c'è bisogno che lo alziate per vedere, per verificare. L'importante è mettere con le mani, per sentire dov'è la parte più alta. In questo caso è questa e vado a spingere di più. E infatti ci siamo quasi. Allargo perché devo cercare di allargare la base fino a uno spessore di 3-4 mm, che è lo spessore appunto che mi serve per realizzare i due cuoricini che andrò ad unire. E adesso la cosa facilissima, perché creati due cuori, la parte diciamo più diciamo difficile tra virgolette è quella di unire i due cuori. Allora, l'argilla
quando andate a lavorare l'argilla, specialmente appena sbollata, ecco, io l'ho appena aperto il pacco, è molto morbida, quindi adesso vi faccio vedere l'esecuzione fino ad arrivare ad ottenere un cestino. In quel modo dobbiamo cercare di farla asciugare leggermente per dargli modo di aprire il cestino. Allora, ci siamo. Adesso mi metto un cuoricione qua, mi prendo lo stecchino, posso prendere questo piccolo, ma se trovassi quello grande ne sarei più contenta. Ora ce l'ho dall'altra parte, ma no, eccolo qua che serve. Scusate, ecco qua. E quindi, come dicevo, se volete vi fate una base di cartoncino, no? Altrimenti usate direttamente il cuoricino di carta, senza far fede però sulla carta, perché altrimenti se vi poggiate è ovvio viene storto il cuoricione, perché è bello grande il cuore, eh? Allora, lo mettiamo da parte, ora ci facciamo l'altro. Ecco qua, facciamo così. Ecco due, togliamo questa che non serve. Mettiamo così. Ecco il cuoricino. Dove sta? L'ho fatto già sparire il cuoricino. Ecco, già non lo trovo più. Facciamo così. Io lo faccio a mano libera. Voi fatevi un cuoricino a cartoncino con quello che vi ho fatto vedere, perché già l'ho fatto sparire. Allora, vi fate dei cuoricioni qui, talmente semplici che potete anche farli a mano libera, ma vi ripeto, voi fatelo con un cartoncino rigido. Ecco qua. Non è importante che sia preciso il posto, insomma, nelle due parti. Tanto quando poi viene aperto il cestino non devono necessariamente combaciare. Poi vi create un po' di barbottina, barbottina con un po' di acqua e argilla sciolta, e andate a passarla solo sulla parte che dobbiamo attaccare, sia da una parte che dall'altra. Così. Adesso, con le mani piano piano, cerchiamo di sistemare. Quando è fresca così, dicevo, bisognerebbe farla asciugare un pochino, così riusciamo a modellare anche le parti che abbiamo ritagliato con il dito, o le andiamo a sistemare se magari il taglio non è venuto perfetto. Quando invece è così morbida, non riusciamo bene, perché magari sistemiamo una cosa e poi con la mano, se spingiamo un po' di più, possiamo rovinare comunque il lavoretto. Io adesso cerco di sistemarlo, ma voi aspettate un pochino, poi gli mettete la colla, così vi accertate che tutte le parti siano sistemate, no?
ma 10 minuti, un quarto d'ora, che è asciugato un pochino, andate lì, vi sistemate, guardate il cuoricione dove c'è il difetto, togliete i gridolini di argilla in più, ok? Fate conto che già abbiamo sistemato tutto, che tutto sommato mi sembra anche sia venuto bene. Allora, noi andiamo con le mani a schiacciare, vedete, la parte che vogliamo incollare. Eccolo qua. Poi passiamo con il dito. Quest'altra parte andiamo. Non so se ho visto che io sono talmente presa che poi non ho... Comunque, vedete? E poi con il dito, quindi abbiamo appiattito con le mani le parti che vogliamo incollare. Poi vi rimediate una mattonellina. Non necessariamente dovete avere un tornello, ma una mattonellina dove magari potete lavorare meglio. E quando si è asciugato un pochino, non in questa fase, io ora ci provo, ma è talmente morbida che se la metto già in forma non riuscirò a farcela rimanere. Allora, io intanto riesco ad aprirlo e questo è importante, però vedete com'è, com'è morbido? Logico che i tempi del video non sarebbero molto più lunghi se aspettassi l'argilla si asciughi per poi metterlo in forma. Io vi faccio vedere i vari passaggi, però se aspettate, come vi ripeto, che si asciuga un pochino, riuscite a metterlo in forma molto meglio. Allora, in questo caso, vedete la punta? Ne andate con lo stecchino a fare un foro. E qui farete passare, qui magari la, con lo stecchino stesso, le parti che si arricciano, le andate a sistemare. E quindi un forellino l'abbiamo fatto. Poi assicuratevi che le parti che abbiamo attaccato abbiano aderito bene, quindi sia questa che questa. Con lo stecchino stesso, vedete, riuscite anche a levigarlo abbastanza bene, ma poi questa è un'operazione che, come ripeto, farete molto meglio con l'oggettino, allo stato plastico, non ovviamente allo stato cuoio, ma asciuttissimo, e andate a sistemare le varie imperfezioni. Ora vi fate anche i due fori che devono andare ad ospitare praticamente il nastrino che sorregge il nostro cestino. Ecco qua, uno da una parte e uno dall'altra. Uno abbiamo detto qui per ospitare i nostri cuoricini. Questo potenzialmente dovrebbe mettersi in forma in questo modo, perché man mano che si asciuga, appunto, rimane, ecco già, con tutto che è fresco. Si presta molto bene, eh? Girate, girate, girate per vedere se, per dargli una forma appunto più armoniosa al vostro cestino. I vostri cuoricini andate a fare un bel... Magari potete anche nella parte metterli anche di lato così che scendono, così ho fatto prima, uno al centro e due al centro, ne fate così che scendono e due invece che scendono qui di lato. Potete mettere anche del filo da pesca, no? Così sembrano più sospesi. Ecco, questo lo lasciate asciugare, poi quando, come ripeto, non si è asciugato del tutto, riuscirete anche a sistemare meglio le parti che magari dovete
ancora sistemare. Ora no, perché è una fase troppo troppo fresca. Io vi faccio vedere di nuovo, poi rigirate il tutto, lo cuocete a 960 gradi. Oppure, come vi è stato consigliato dopo avete comprato la vostra argilla, e realizzerete un oggettino veramente carino che potrete regalare sia in questa occasione che magari a San Valentino, e poi San Valentino non è detto che potete regalarla a chiunque, a cui volete bene, ovviamente. Ecco. Io mi auguro che anche questa idea vi sia piaciuta, magari il filo da pesca, ecco, che tenga in sospeso questi cuoricini, forse è meglio. Io adesso quello che avevo in laboratorio ho messo, e voi vi sbizzarrirete a mettere cose ancora più, accessori più carini che lo rendano ancora più bello. Buona creatività e al prossimo tutorial. Buon lavoro, cari.